Buongiorno, oggi vogliamo affrontare un esercizio di fisica. Precisamente immaginiamo di avere in O e in A due operai che trasportano una cassa del peso di 1000 N situata in questo punto P, dove sappiamo che trasportano questa cassa con un'asta di massa trascurabile rispetto alla cassa avente misura 2.0 metri e che il primo operaio dista dal punto P dove è posta la cassa 0,8 metri. E ecco, vogliamo calcolare le forze F1 e F2 che devono, diciamo così, utilizzare i due operai. E quindi dobbiamo calcolare appunto F1 e F2 trattandosi di un problema di forze parallele concordi, ci possiamo ricordare praticamente quanto segue, che la forza F1 sta alla forza F2 come D2 sta a D1, ove D2 e D1 sono proprio le distanze, diciamo, dal punto P ove è posto, diciamo così, l'operaio A, e la distanza del primo operaio che è posto nel punto O rispetto al punto P dove si trova la cassa. E chiaramente noi qui possiamo dire che, essendo la misura dell'asta 2.0, evidentemente possiamo anche sapere la misura D.2, sapendo che OP vale 0.8, cioè in sostanza chiaramente, se questo qui, ricordiamo, è D2 e questo qui è D1, possiamo subito calcolare che D1 è uguale alla misura OA, quindi la lunghezza dell'asta, meno chiaramente D2. Possiamo calcolare subito D2 facendo la differenza tra la misura di OA meno praticamente OP, cioè D2 sarà uguale a 2.0 metri meno 0.8 metri ed è uguale ad 1.2 metri. A questo punto, sapendo D2 e D1, possiamo andare a sostituire in questa proporzione, cioè F1 sta a F2 come D2, che vale appunto 1.2 metri, sta D1 che vale 0.8 metri. A questo punto questa proporzione ha due incognite, F1 e F2, quindi dobbiamo sfruttare il risultante, cioè il peso della cassa, che sappiamo dalla teoria delle forze parallele concordi, il risultante R è semplicemente la somma di F1 più F2. Cioè, in sostanza, noi sappiamo che la somma di queste due forze deve dare 1000 N. E allora, sapendo questo fatto, noi possiamo, applicando la proprietà del comporre a questa proporzione, calcolare F1 e F2. Pertanto, applichiamo la proprietà del comporre, cioè sommiamo F1 più F2 sta a F1 come la somma di questi due, quindi i secondi termini, di 1,2 più 0,8, sta ad 1,2 metri. Chiaramente questa quantità è espressa in metri. E quindi F1 più F2 vale 1000 N, sta a F1 come, la somma chiaramente di queste due quantità sarà 2.0 metri, sta ad 1.2 metri. A questo punto abbiamo questo termine incognito di questa proporzione, lo possiamo calcolare, quindi F1 sarà uguale, si moltiplicheranno gli estremi, quindi 1000 N per 1.2 metri, il tutto fratto 2.0 metri. Metri si può semplificare e quindi otteniamo 1000 N per 1.2 fratto 2.0, evidentemente 600 Newton. Quindi il modulo di questa forza F1 vale 600 Newton. Di conseguenza il modulo della forza F2 chiaramente si otterrà facendo la differenza rispetto ad R, cioè F2 sarà uguale al modulo di R, che sappiamo che poi è 1000, meno la forza F1. E quindi 1000 Newton meno 600 Newton ci darà appunto
400 newton. E dunque abbiamo calcolato F1 ed F2. Precisamente abbiamo calcolato i moduli. Chiaramente, essendo dei vettori, saranno orientati così come li abbiamo orientati nell'esercizio, e quindi, avendo calcolato i moduli, l'esercizio è praticamente finito.